che siamo a trovare questo nuovo video in cui telefono voi con il cappello più cowboyesco del mondo. Perché ho questo cappello? Perché ho dei capelli orribilanti e questo cappello vi permette di nasconderli completamente e anche di fare un po' il figo. Ho appena spostato tutte le gambe del mondo con l'universo. Vi ricordo intanto di lasciare un like, di iscrivervi al canale se non iscritti, di attivare la campanella, di seguirmi su tutti i social che sono in descrizione. E direi di cominciare subito a telefonare voi persone belle che avete risposto alla storia di Instagram, che probabilmente hanno visto in pochi perché ho fatto un po' di casini. Però se voi avete attivato le notifiche sicuramente l'avete vista, quindi attivate le notifiche su Instagram così siete sicuri che vedete le storie. Cominciamo con la prima persona, che è Simone. Pronto? Pronto. Pronto. Allora, lei ha pensato a cosa vuol dire al pubblico dell'universo? Ok, questa è l'idea migliore, guarda, vedete, cioè, ci ha pensato talmente tanto, mi ha scritto ieri, ha detto io non so che cosa dire, non so cosa dire, ci ha pensato e ha risposto nel miglior modo del mondo, ciao, ciao è la risposta giusta, complimenti. Cosa fai, bello? Stavo guardando il tuo video. Ah, quello lì con la giacca più bella dell'universo. Sì. Quella giacca è bellissima, la adoro, è piaciuta a tutti quanti. E aspetta, devo farti una domanda particolare, vediamo se mi viene in mente. Mondo che c'ho intorno, dammi una mano. Ok, preparati, questa domanda non sai rispondere. Sì. Di che colore è il cielo? Marrone. Giusto, hai indovinato, complimenti. Comunque sei il primo di tutto il video, quindi sei... Grazie a Simone che ha risposto, perché ha risposto, cioè ragazzi, la gente che risponde, mette un applauso. Ciao. E andiamo avanti adesso con Vincenzo, che in realtà è stato il primo a mandarmi il numero, però non l'avevo visto e mi sono stonato, ragazzi, scusate, ma sono un po'... come si chiamano quelle persone un po' tonte che non capiscono niente? Ah, giusto, si chiamano Chris. Ora mi cagare il braccio tra poco. Pronto? Pronto? Chris. Sono Chris, sì, quello, lo youtuber brutto. Ciao Chris, sei il numero uno. Grazie. Cosa sta facendo di bello? Niente, mi hai dato seguendo le partite della Serie A. Allora vedi che stai facendo qualcosa, niente non esiste, cioè... Comunque sicuramente respiri, quindi non stai facendo niente. Sì. Niente. Dica qualcosa di importante al pubblico che la sta sicuramente ascoltando. Allora, vorrei dire solo una cosa: se si possono iscrivere al mio canale Vinci Matatto, che ci tengo molto. Ecco, tu avevo già sentito questo nome. Vedi, sono un genio. Va bene, comunque sei un bravissimo youtuber, un ragazzo intelligente. Grazie. Quindi sono iscritto al tuo canale già da parecchio, quindi... Da così tanto tempo che non si ricorda, ormai sono è giornaliero. Sì, va bene, ok. Grazie per aver risposto, ciao. Ok, ciao. Evviva i complimenti! Io faccio questo video solo perché la gente mi fa i complimenti. Cioè io farei un iCall You al giorno, se fosse un pochettino più semplice anche editarlo, perché ragazzi richiede tempo di dare un iCall You. Soltanto per ricevere tutti questi complimenti. E adesso tocca a Daniele. Allora, io non sono capace di fare velocemente le cose. Vediamo soprattutto se c'è qualcuno che magari non ci risponde, perché c'è sempre. Boh, e me la sono gufata questa, secondo me. Questa me la sono proprio gufata. Sì. Ma andiamo avanti con Alex. Pronto? Sa chi sono io? Sì. Cioè? Chris. Bravo, hai indovinato! Lei ha vinto la presenza in un video! Complimenti! Sì, grazie. Cosa fa di bello? Su YouTube. Nulla, stavo registrando. Ah, quindi sono in un... Ciao! No, è tutto spazzare, va bene. Ah, ok, ho dato anche fastidio. No, non ti preoccupare. Va bene, ti lascio alla tua registrazione. No, non ti preoccupare, se vuoi parlare... Non so, hai qualcosa da dire, non lo so, io... Sì, ragazzi, se non siete riusciti, iscrivetevi a Chris1337ida perché bravo. Lasciate i like, dategli views e tutto. Grazie mille. Ciao. Ciao.
Abbiamo scoperto anche nuovi youtuber in questa edizione, ragazzi. Questa edizione sì, stiamo facendo il Chris Show a casaccio, non c'entra niente. Dell'Equilio sta ottenendo veramente grandi risultati. Questo cappello, secondo me, ci porta fortuna. Chiamiamo Jacopo. Wind, stiamo trasferendo la sua chiamata alla segreteria Ci mancava sentire un po' la segreteria telefonica, anche lei vuole essere sempre presente negli Equilio. E andiamo avanti con Gaetano. Linea occupata. E adesso vai con Ferdinando. Linea occupata non c'è mai capitato. Novità di questa stagione. Scusate per la luce che va e viene, ma il sole ha deciso che io non devo avere una luminosità precisa, ma a casaccio. Pronto? Chi è? Sono Chris. Oggi. Bella, ma sei live? No, no, sto registrando. Quindi finisco su YouTube? Sì. Oh mio Dio. Non è pronto. A che cosa? A Rocket League. Ah, ok. No, pensavo Fortnite. Guarda, ero pronto a sentire no, questa Fortnite, cosa. Fortnite, Fortnite, qualcuno che la pensa come me. Comunque. Stai vincendo, stai perdendo. Ho detto, ma questo è Chris. Ho detto, accetto, sì o no, accetto, sì o no, accetto. Bravo, vedi, è così che si fanno le cose. Si vince così. Ti ringrazio di avermi risposto e ti lascio al tuo gioco. Prego, prego. Ciao! Ciao YouTube! No, mi dispiace aver taggato il suo bella, mi dispiace tanto. E andiamo avanti con Sabitop. Dopo dobbiamo richiamare Gaetano però, che poverino, magari stava parlando con qualcuno, gli stava dicendo amore, la nostra relazione non può continuare così e ciao, fine della trasmissione. Non so cosa sto dicendo ragazze, chi stiamo telefonando? Sabi! Ho scoperto che si commette le modalità a voce alta, non ci avevo pensato. Questo cappello mi sta tagliando la testa. Pronto? E andiamo avanti con Riccardo. Pronto? Pronto? Ciao. 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 Tutto bene? Tutto bene. Sono Vito. Grazie, grazie mille. Questi Equal You sono perfetti perché tutti rispondono: guarda, sei un grande, sei un mito. Grazie, cioè, ti ringrazio. Tra l'altro, mi ricordo che mi avevi chiesto com'era il canale. Ah, giusto, sì. Sì, me l'avevi scritto qualche mese fa. Sì. Tutto bene? Tutto bene, cosa stai facendo di bello? Sto uscendo con i miei amici. Ah, ok, quindi. Riusciamo a interrompere tutti, chi gioca, chi registra, chi esce? Perché avete tutti una vita? Io sono qui a parlare con una davanti alla telecamera. Vabbè, se c'è il tuo lavoro. Beh, in effetti. Vabbè, avrai anche tu una vita. Vabbè, sì, è una vita molto semplice, molto in solitudine, tutti mi odiano. Va bene. Ti lascio, ciao. Ciao, buona. No, ho sbagliato, no, mi dispiace. No, devi telefonarlo di nuovo. No, devi telefonarlo, fermi tutti. No, adesso mi rispondi di nuovo, mi dici cosa stavi dicendo. Ho fatto un errore, scusatemi, oggi ho il dito pesante, adesso mi rispondi di nuovo. Cosa stavi dicendo? Ho chiuso perché ho il dito pesante. Ah, no, ti ho dato buon anno. Ah, ok, no, oggi ho il dito pesante, ho a chiudere le chiamate. Ok, ciao. 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 Ok, ora sì, va bene. E andiamo avanti. Non so parlare. E andiamo avanti con Sofia. Questa volta erano tutti ragazzi. L'altra volta erano tutte ragazze. Che siete cambiati nel tempo. E quindi, ragazzi, per questo video è tutto. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e condividete la campanella. E noi ci vediamo il cappello brutto, perché questa è la conclusione, che la conclusione dei cappelli sono brutti. Quindi spero di aver reso felice qualcuno per averlo telefonato, spero di aver dato fastidio a nessuno che stava magari lavorando e facendo qualcosa di importante, spero di non essermi dimenticato nessuno, scusate se è successo, mi scuso, ma sicuramente ci saranno altre possibilità di vederci, di telefonarci, di chiacchierare, di perdere tempo, di giocare insieme, di vivere un'esperienza fantasmagorica. Quindi qui da Chris è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video, arrivederci, e non so perché faccio questa mossa.